nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Signore, ci chiama a sederci alla sua mensa in questo giorno memoriale della sua risurrezione, della sua Pasqua. Lo facciamo anche in ricordo di tante della giornata della vita che si celebra in tante parrocchie italiane. Siamo in comunione con tante persone che pregano con noi, proprio trasmettendo la Santa Messa in diretta dal santuario di Gesù Bambino. A Lui, Signore della vita, affidiamo tutte le nostre vite e chiediamo perdono a Dio di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie. Lord.
preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusioni e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico: quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risanami, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Risanaci, Signore, Dio della vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». E gli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il racconto del Vangelo di questa domenica ci narra una giornata tipo di Gesù. Abbiamo un pomeriggio, la sera, la notte, la mattina presto e poi un'altra giornata intensa. È interessante, ecco, perché ci fa vedere davvero che come viveva Gesù, che cosa faceva. Siamo interessati a questo? Io credo di sì, perché ne traiamo soltanto dei benefici anche per la nostra vita, perché possiamo imparare dal Maestro come viveva Lui. I suoi contemporanei, gli abitanti di Cafarna, erano molto interessati, tant'è vero che accorrono in massa la sera per incontrare Gesù. Ebbene, possiamo dividere le azioni che ha fatto Gesù in tre grandi momenti: il momento della guarigione, Gesù che guarisce, il momento della preghiera, Gesù che si ritira nel deserto a pregare, e il momento della parola, Gesù che predica. Erano le cose quotidiane che Gesù faceva nella sua giornata. Con Gesù che guarisce. I discepoli se ne erano accorti subito, ben presto, di questo potere che il Signore gli aveva affidato. E quindi in casa loro c'era la suocera di Pietro, gliela presentano subito, ha una febbre. Gesù decide di guarirla, anche se dice: cosa sarà mai una febbre? Eppure questo primo miracolo di guarigione di Gesù diventa un miracolo simbolico, un miracolo, diciamo, che esprime qualcosa di bello, perché Gesù tende la sua mano e alza questa donna. È proprio con la mano di Gesù che ci viene incontro, che ci risolleva, quasi come fosse una nuova risurrezione. E questa donna, guarita istantaneamente dalla febbre, si mette a servirli. Proprio così, perché i doni di Dio, quando ci vengono fatti, ecco, non sono solo per noi, ma sono da mettere al servizio degli altri. Una donna che si fa servitrice, ecco, di Gesù. Ma è la stessa cosa che Gesù ha fatto con noi, si è presentato a noi come il servo di tutti. Ricordate all'ultima cena, quando si è messo il grembiule sulla vita e si è messo a lavare i piedi dei suoi discepoli. Ecco, il servo di tutti, Gesù che si è fatto servo per l'umanità.
E quindi quando riceviamo i doni del Signore, ma anche al di là dei doni, l'ideale del servizio, dell'umiltà. Perché, ecco, dice, io sono in mezzo a voi come colui che serve, eppure sono il più grande di tutti. Più uno diventa servo, ecco, non nel senso di schiavo, ma che lo fa per amore, ecco, più ecco, il Signore lo fa grande nel suo regno. Ecco, questa folla che crea un assembramento molto grande davanti alla casa di Pietro, e sembra quasi il problema di oggi, ecco, tutti i malati che si assembrano, quasi il desiderio di essere guariti. Questi giorni ci stiamo preparando anche a festeggiare poi la Madonna di Lourdes, dove tanti malati hanno trovato conforto. Ecco, vogliamo pregare anche per loro, per tutti i malati. Il secondo momento di Gesù, della sua giornata, è la preghiera. Gesù che si ritira sul far del mattino, probabilmente durante la notte, in un luogo appartato per pregare. È un di grande insegnamento per tutti noi. Ecco, perché Gesù, ecco, trova nello spazio della sua giornata il tempo anche per pregare. Anche lui pregava, certamente. Si ritirava presso il Padre, come un'esigenza di dialogo profondo con il Padre. Aveva bisogno di quel momento, non solo di riposo, non solo di ricarica delle batterie, ma per trovare il senso della sua vita, per trovare il senso di quello che faceva, di quello che diceva, delle guarigioni, gliele presentava al Padre. Era figlio, proprio per questo, ecco, c'era questo dialogo profondo di amore con lui. Anche per non disperdersi, un momento di unità, fare sintesi davanti al Padre, in questa preghiera personale, intima, anche di ascolto della voce del Padre. Aveva bisogno di questo conforto Gesù. E trova nella notte, il momento forse del silenzio, dell'attività umana, il momento anche dell'intimità, ecco, trova questo spazio per lui, questo spazio di solitudine. Ecco, forse anche la nostra preghiera. Ecco, abbiamo tante volte la scusa di sono troppo indaffarato, ecco, siamo vittime di attivismo. Trovare lo spazio della preghiera, se davvero per noi è importante questo dialogo profondo con Dio, allora ecco, dobbiamo trovarlo il tempo, un piccolo momento, anche breve, magari ecco, lasciando spazio, lasciando tutte le attività per consacrare a Dio quello che facciamo. Abbiamo bisogno anche noi di momenti di solitudine, di silenzio, di dialogo personale con Dio, che non sono poi le recite della preghiera, ma proprio un'intimità, un dialogo profondo con Lui. Ecco, non è un Dio lontano il nostro, ecco, tante volte abbiamo la scusa, ma Dio non mi ascolta, oppure, ecco, non sono capace a pregare. Ecco, no, dobbiamo provarci. A pregare si impara soltanto pregando, come amare, ecco, che si ama, si impara ad amare soltanto amando. Ecco, la preghiera poi, in fin dei conti, è un rapporto di amore con Dio. Anzi, deve diventare talmente naturale come il respirare, come il mangiare, che quasi non ci pensiamo più, perché davvero diventa vitale per noi quel rapporto con Dio. E l'ultimo momento di Gesù della sua giornata è la predicazione del Vangelo. Gesù che si dona a tutti, ecco, non si lascia bloccare soltanto da quelli di Cafarnao, ma vuole andare da ogni parte di Israele, della Galilea, per annunciare la buona parola del Vangelo e poi certamente scacciare i demoni, guarire. Abbiamo oggi un altro grande esempio dalle letture. La seconda lettura tratta dalla lettera ai Corinzi ci parla di Paolo che si fa tutto per tutti, per il Vangelo. Gli era talmente naturale, era diventato talmente il respiro della sua vita il Vangelo, che dice proprio che non ne può fare a meno. Ecco, è una necessità. Guai a me se non annunciassi il Vangelo, guai a me se io trattengo questa parola che mi è stata affidata. Paolo se lo riteneva proprio un vanto, ecco, non voleva niente in cambio del suo servizio, lavorava per mantenersi, non è che perché la comunità doveva sostenerlo obbligatoriamente. Ecco, lui, certo, era un dovere che magari l'Apostolo pretendeva, il sostegno della comunità, però lui dice io lo annuncio gratuitamente perché la mia ricompensa sta proprio lì, nell'annunciare il Vangelo.
e ne traggo i frutti perché spero, ecco, da questo annuncio di poter salvare qualcuno. Paolo che si fa tutto a tutti, che si mette a servizio della comunità, per ritornare all'esempio della suocera di Pietro, che si spreca quasi con gratuità a servizio del Vangelo. Ed ecco allora, ecco, non è che la mentalità del camaleonte, che si fa, vado vicino ai giudei, vado vicino ai pagani, no, lo fa come una necessità, lo fa proprio per salvare qualcuno. Tutto a tutti, è la dimensione dell'amore, della gratuità. Amare, diceva Teresa di Gesù bambino, e donare tutto, donare se stesso. Ecco allora, guardando, contemplando questa giornata di Gesù, questa giornata tipo, la guarigione, la preghiera di Gesù, il dono agli altri, tutto per tutti, per la parola, è uno stile di vita che anche noi, ascoltando questa parola, lasciandola maturare nel nostro cuore, accostandoci al Dio della vita, nel sacramento dell'Eucaristia, ecco, possiamo prendere a modello, possiamo farlo diventare anche il nostro stile di vita. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Vangelo ci mostra Gesù nella sinagoga, in casa di Pietro e tra la gente. Oggi, in questo giorno di festa, Egli è vivo nella nostra comunità. Ci rivolgiamo a Lui con fiducia. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ancora oggi l'uomo guarda a te con fiducia e con le stesse aspettative della gente che correva a te. Prendici per mano e accompagnaci sui sentieri della vita. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ispira e illumina quanti hanno un potere politico, economico, sociale, perché nelle loro scelte e nelle loro decisioni cerchino sempre il bene di tutti. Noi ti preghiamo.
Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, Dio della vita, ti affidiamo la vita che nasce, che cresce, che soffre e che muore. Fa che ogni uomo sia sempre difeso nella sua dignità, dall'inizio fino alla fine. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, rendici lieti e consapevoli del dono della fede, desiderosi di comunicarlo in famiglia e nella società, mostrando loro la gioia di vivere. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ecco davanti a te i nostri bisogni e le nostre domande, Dio della vita. Accoglile con cuore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché, fedele interprete dei tuoi disegni, si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in excelsis, osanna in excelsis. Colui che viene nel nome del
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti in Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo affidare a Gesù bambino, che ci ricorda in qualche modo il dono della vita, in questa domenica in cui si celebra proprio la giornata della vita, vogliamo affidare a Lui tutte le nostre vite, soprattutto quelle, la vita dei bambini, la vita dell'infanzia, i bambini anche non voluti, non amati. Li vogliamo presentare proprio a Lui in questo santuario, dove tante preghiere, ecco, vengono fatte proprio per queste intenzioni. E lo facciamo in comunione con tutti voi che da casa state pregando, con la preghiera quotidiana che si recita qui. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, ed ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti stretti dal dolore e dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salvador.